Vi hanno ingannati e vi stanno ingannando. Continuate a credere. Credere è nemico di conoscere. Esistono i satelliti? No. Osservate questo video di sopravvivenza. Non posso pubblicarlo in modo integrale perché è coperto da copyright, ma vi lascio il link nella descrizione dal minuto 44 e 23. Dice: ho molte buone attrezzature di alta tecnologia come il GPS che posso usare per inviare messaggi. Con me ho un altro GPS satellitare con cui posso sempre inviare messaggi, ma dovrebbe inviare i segnali in su e in giù dove mi trovo, in ogni momento. Ho un telefono satellitare e il mio cellulare. A. Funzionano tutti a batterie e B. Devono connettersi ai satelliti e quattro di loro non hanno nessun segnale. Né da nessuno di loro ricevo alcun segnale da tantissimo tempo. Pertanto non ho niente che mi aiuta in questo momento. Sono solo pezzi di apparecchiature che sto portandomi dietro. Ho cercato di inviare un messaggio per la ricerca e il soccorso. Ho scritto il messaggio 45 minuti fa e non è ancora stato inviato. Guardate dove sono e venite a prendermi, ma nessuno dei device di alta tecnologia è in grado di trasmettere il messaggio. Dovrò affrontare la notte e nessuno verrà ad aiutarmi. Mi hanno fatto credere è nemico di conoscere, ad un sacco di malattie sostituendo le cure naturali con la chimica sintetica. Cosa vuoi dire? Ovvio, riflettete. In realtà sono le cure chimiche quelle alternative e non viceversa. Pensateci. Poi mi sono orientato sulla medicina, chiamiamola così, naturale. Mi rifiuto di definirla alternativa perché, se vogliamo essere sinceri, non può essere questa l'alternativa dal momento che sono più di 2500 anni che esiste. Quindi se di alternativa parliamo di quella cosiddetta ufficiale. Però medicina naturale, cioè utilizzando i prodotti naturali, integratori alimentari, fitoderivati, organo derivati omeopatici e medici. Vi hanno fatto credere è nemico di conoscere, alle religioni, illudendovi che verrà un salvatore. Ma il salvatore non viene dall'alto, ma da dentro noi stessi, noi stesse. Il regno di cui si parla è dentro di noi, non nell'immaginario diffuso da chi ha sottratto le energie libere che ci sono state donate. Vi hanno fatto credere è nemico di conoscere, che viviamo su una palla che sfreccia all'impazzata nell'universo, cancellando i nostri sensi per sostituirli con fantastiche teorie per nascondere che calpestiamo il meraviglioso regno piano che ci ospita, facendosi di credere è nemico di conoscere, che siamo una nullità che vive su un granello di sabbia nell'infinito, quando siamo invece enormi punti vivi di energia. Vi hanno fatto credere è nemico di conoscere, che dovremmo ingrossare le pareti delle nostre abitazioni di decine di centimetri per coibentarle, mentre vi fanno credere è nemico di conoscere, che le pareti di metallo della ISS sono spesse qualche centimetro. Ed è una sensazione particolare, dicono. È un po' surreale sapere che gli astronauti vivono nella piccola astronave e che a pochi centimetri da loro c'è la morte istantanea. Per conoscenza, l'esterno della ISS può raggiungere temperature fino a 121 gradi centigradi sul lato soleggiato e fino a meno 157 gradi centigradi sul lato ombreggiato. Facciamo anche noi la stessa coibentazione con le case, o no? Vi stanno facendo credere è nemico di conoscere, che i caminetti a legna inquinano, mentre non vi fanno credere è nemico di conoscere, che quello che irrorano nei cieli non inquina e che non fa male. Ma chi sceglie queste normative sono entità irresponsabili, incompetenti che non sanno nulla sulla combustione della legna, perché 1. La legna è uno dei combustibili rinnovabili. 2. L'anidride carbonica liberata dalla combustione con l'aiuto dell'energia solare forma nuova biosfera. Forse è per questo che vogliono oscurare il sole? 3. Esiste pertanto equilibrio fra disboscamento e rimboschimento. 4. Dalla decomposizione naturale del legno si libera altrettanta anidride carbonica di quella prodotta dalla combustione. State in salute? Spegnete i notiziari e non credete,
credere è nemico di conoscere, a nessun politico, a nessun leader delle grosse aziende. I primi, tutti i politici, dai vice sindaco ai presidenti, sono i galoppini di chi comanda il mondo dietro le quinte. I secondi, i leader, fanno i loro soldi e i loro interessi spolpando i cittadini con proposte di prodotti inutili. Grazie di aver guardato. Cercate e trovate la vostra vera strada senza dover chiedere agli altri. Chiedetelo al vostro cuore. Ascoltatelo. Lui sa la risposta.